Ciao ragazzi, oggi torniamo con la versione 2 delle ragazze più amate degli anime, andando a prendere i dati non più su Mal, ma su un altro sito, ovvero Ranker. Come sempre, i dati sono reperibili in descrizione tramite il link che vi riporterà alla classifica originale. Prima di iniziare però vi invito a lasciare il mi piace, perché al raggiungimento dei 900 il prossimo video, la prossima classifica sulle ragazze più amate degli anime, sarà fatta in base alla mia fanbase, quindi sarete voi a partecipare, a realizzare il video insieme a me, in live. Live che sarà fatta qui su YouTube per inciso e non su Twitch. Quindi mi raccomando, cerchiamo di raggiungerli. Detto questo, però, non mi dilungherei oltre. Iniziamo! Sul sito in realtà viene utilizzato un metodo proporzionale. Personalmente invece ho deciso di fare riferimento solo ed esclusivamente ai voti positivi. Proprio per tale motivo differirà un pochino dalla classifica che trovate invece sul sito. Ma mi è sembrato più sensato fare una cosa di questo tipo per una top simile. Comunque al decimo posto troviamo Wirri di Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood. I suoi voti sono 16.000. Ragazza che onestamente non mi sarei mai aspettato in una classifica simile. Ma la sorpresa in realtà non è tanto lei quanto più alcune delle prossime. Comunque personaggio che ai tempi della visione di Fullmetal Alchemist, in particolare Brotherhood, ho apprezzato parecchio e la reputo ben fatta, così come tutti i personaggi di questo anime in realtà, quindi sono felice che sia presente. In nona posizione Saber di Fate con 17.595 voti a suo favore. Altro personaggio che sono personalmente molto felice di vedere presente in una classifica del genere, perché come voi ben sapete è il mio character preferito in generale, quindi ritrovarmela qui non può farmi altro che piacere. Comunque la saga di Fate è veramente molto apprezzata, soprattutto ultimamente, quindi non è che mi stupisca più di tanto la presenza di un suo personaggio nella top. Il fatto che sia Saber mi rende felicissimo. In ottava posizione troviamo Sinon di Sword Art Online con 19.732 voti a suo favore. Attualmente penso che la ragazza sia l'eroina di SAO più amata dopo Asuna, almeno tra coloro che non hanno letto le light novel di Alicization, visto che ho notato cambiare opinione a tantissime persone dopo aver conosciuto certi characters di quell'arco. E attenzione, non parlo solo di Alice. Come background Sinon in realtà non mi è mai piaciuta, devo però ammettere che il character design di Gangale Online sia a dir poco spettacolare. Al sesto posto troviamo Lucy di Fairy Tail con 19.800 voti a suo favore. Un personaggio di quest'opera era abbastanza scontato per quanto mi riguarda, anche se il secondo presente in questa classifica dei tre presenti provenienti da quest'opera mi ha stupito e non poco, ma lo vediamo dopo. Comunque una delle ragazze anime più amate di sempre senza ombra di dubbio, per quanto poi possieda anche tantissime persone a cui invece proprio non piace. Fatto sta che comunque è quasi sempre sicuro trovarla in siti che raccolgono l'opinione comune, e molto spesso anche in posizioni elevate. In sesta posizione troviamo Akame di Akame ga Kill, personaggio che so essere amatissimo ma che non mi sarei mai aspettato all'interno di questa top. I voti a suo favore sono 20.300. Anche qui chi mi conosce sa quanto io adori e apprezzi e reputi ben fatto questo personaggio, in particolare nel manga ma anche nell'anime. Sono quindi felice che anche essa sia presente nella top odierna. In quinta posizione troviamo un personaggio che non mi sarei mai aspettato, ovvero Erza Nightwalker di Fairy Tail. E sì, avete capito bene, la versione alternativa, se così vogliamo chiamarla, non quella originale. La nostra amatissima Erza, quella classica, non è presente nella top di oggi. Comunque i voti a suo favore sono 20.900. Onestamente non mi spiego il motivo per il quale ci sia lei e non la main. Però hey, i gusti delle persone sono prettamente personali, quindi nulla da dire. Visto che non l'ho detto prima, faccio poi presente che la classifica odierna è basata sulle opinioni della community, non di un individuo nello specifico. Sto infatti citando dei numeri, cercate di capirlo. In quarta posizione troviamo Hinata di Naruto. Beh, cosa dire, una delle ragazze più amate di sempre ormai è più che risaputo. Possiede 21.200 voti a suo favore e ad averla fatta amare è indubbiamente la sua storia con il nostro amato Naruto e tutta la sua evoluzione che, personalmente, è una di quelle che ho maggiormente amato nell'anime. Quindi nulla da obiettare sulla sua presenza qui, assolutamente no.
In terza posizione troviamo Rias di High School DD. Come poteva mancare in una top di questo tipo? Nonostante non sia prettamente sull'estetica, ma bensì sul carattere in generale, doveva essere presente. In realtà anche qui poi parliamone, sono state messe prettamente per il character design, non diciamoci cavolate, ma tralasciamo. So tra l'altro benissimo che ora un sacco di persone si triggereranno perché, oh mio Dio, non è in prima posizione. Comunque su di lei non aggiungo nemmeno tantissimo, è un personaggio amatissimo da tanti, lo sappiamo, è strarisaputo, quindi nulla, passiamo alla prossima. In seconda posizione troviamo Mira di Fairy Tail, posizione che non mi sarei mai e poi mai aspettato in una top simile e soprattutto così in alto sul podio. Con 24.000 voti a suo favore si prende un secondo posto a mani basse, almeno su questo sito. Ovviamente vi ricordo che è l'opinione di un sito, della community di un sito. Personalmente mai amata più di tanto all'interno di Fairy Tail, personaggio che non mi ha mai fatto né caldo né freddo, di conseguenza non sono nemmeno troppo soddisfatto di averla in questa posizione. In prima posizione, beh, scontata as fuck, più di Rias a momenti, troviamo Asuna di Sword Art Online. Tanto per cambiare, no? Ormai è prima anche nella classifica delle ragazze con il naso più bello. Comunque, con i 28.700 voti positivi a suo favore, Asuna si porta a casa il primo posto. Personalmente reputo Asuna un personaggio veramente molto piatto, ma comunque, come ho spesso detto e ridetto in vari video, realizzato in modo ottimale per attirare l'attenzione dello spettatore. Design parlando. Non mi sorprende quindi mai vederla in posizioni così alte, è veramente sopravvalutatissima come ragazza anime. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e se è così dovete lasciare un mi piace, un commento facendomi sapere la vostra di personale classifica e ad iscrivervi se ancora non lo siete. Un saluto a Tia, ciao!